Giulio, fine della pausa, c'è il rush finale, ci sono partite che saranno ovviamente tutte importantissime. È banale dirlo, ma già la prossima è importante, quella di domenica contro Varese. Sì, molto importante. Dopo questa lunga sosta rigiochiamo. Noi innanzitutto ci auguriamo di essere finalmente al completo con tutti gli effettivi e poi di mettere in campo tutte quelle che sono le nostre risorse e la voglia di far sì che la squadra possa ridare un segnale positivo e di rimuovere la classifica. Torno indietro col pensiero all'ultima partita giocata in casa contro Cremona. Io spero che la squadra abbia quell'atteggiamento, perché se avrà quell'atteggiamento ce la possiamo giocare con buone possibilità. In effetti il girone di ritorno non sarebbe neanche iniziato male, perché 2 vittorie su 4, il 50%, però dall'altra parte arriva Varese, che insieme a Reggio Emilia sono le uniche squadre a non aver mai perso nel girone di ritorno. Ma sì, sicuramente Varese è la squadra che ha fatto i risultati più sorprendenti del girone di ritorno, meritati. Una squadra che ha trovato la sua fisionomia, la sua quadratura, ha cambiato qualcosa, si è compattata, una squadra tosta, e questo ci deve dare l'ulteriore stimolo per avere consapevolezza, appunto, che anche se non è una squadra di grande talento, per batterla bisogna andarli sopra, come si dice in gergo, del piano dell'intensità. Io mi auguro che questo si verifichi. Fondamentale, a maggior ragione in questo momento, diventa l'effetto Pala Carrara, che è tornato in questo girone di ritorno, 2 partite, 2 vittorie. No, ma quello non è mai mancato, l'effetto Pala Carrara, anche quando perdiamo il pubblico c'è, non è che si può pensare o dire che quando abbiamo perso è stato perché Pala Carrara ci ha trascinato di meno. La squadra deve trascinare il pubblico, è una cosa reciproca, il pubblico ci ha sempre accompagnato e lo farà anche domenica. Le emozioni del dopo partita, i commenti, gli highlights, le interviste a caldo in Col cuore in gola, in diretta al termine delle gare della The Flex, solo su TVL.